Smells Like a Teen Spirit, il profumo di uno spirito giovane libero, e con questo pezzo di Nirvana che i ragazzi dell'Antonio Ciccone di Saviano hanno voluto aprire il flash mob che hanno dedicato alla memoria del giudice Giovanni Falcone, ammazzato dalla mafia il 23 maggio del 92 insieme con la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Perché solo nella legalità può esserci libertà, solo la legalità può renderci donne e uomini veramente liberi, e anche perché bisogna avere uno spirito libero da ogni condizionamento per poter combattere la violenza affermando quotidianamente i valori della pace, della solidarietà, del vivere civile. La città metropolitana ha scelto di festeggiare qui, tra i ragazzi delle scuole di Saviano, la giornata della legalità. Noi riteniamo che la scuola è il primo avamposto dello Stato, cioè dove c'è la prima forma di socializzazione. Noi lì che stiamo investendo, naturalmente lo facciamo anche attraverso quello che è il piano strategico, dando grande forza a quelle che possono essere le prospettive dell'edilizia scolastica, che è una delle nostre deleghe fondamentali. Proveremo a fare altre iniziative, perché riteniamo che la legalità non è solo ed esclusivamente un atto legato al ricordo, ma la capacità di costruire nuove generazioni che hanno la voglia di stare insieme. I ragazzi hanno voluto trasformare il ricordo in energia positiva rivolta al futuro attraverso la musica, la danza, ma non sono mancati momenti di approfondimento e di riflessione. I ragazzi oggi sono arrivati a una conclusione di un percorso iniziato fin dall'inizio dell'anno scolastico. La lezione che abbiamo trasmesso ai ragazzi è quella di non arrendersi mai, di andare avanti. Loro, attraverso lo studio, le attività curricolari ed extracurricolari che mettiamo in atto tutto l'anno, devono continuare, insistere di essere tenaci nel perseguire la norma, essere corretti e dire no alla violenza. La delegazione metropolitana, insieme con il sindaco Sommesi e la dirigente Palma Miracapillo, hanno fatto visita anche a più piccoli del primo circolo didattico Maria di Piemonte, che hanno affrontato il tema della memoria del martirio di Giovanni Falcone alla loro maniera. Questa che possiamo considerare una festa più che una commemorazione, questa esplosione di luci, musiche e colori testimonia che quel 23 maggio del 92, nel momento in cui un'altra esplosione azionata da una mano assassina e criminale lasciava sull'asfalto quei corpi esanimi, su quello stesso asfalto lacerato cadeva un seme che ha attecchito e germogliato e ha sviluppato solide radici che sono giunte fino ai giorni nostri, fino a questi ragazzi, le radici del riscatto della ribellione alla mafia, alla camorra, ad ogni forma di terrore, di violenza, di sopraffazione. Si semina, si deve seminare, perché credo che la legalità comincia nelle famiglie e poi prosegue con le scuole. I ragazzi devono coltivare degli ideali straordinari che consentono, per il prosieguo della loro vita, di vivere tutte le loro esperienze nella legalità, nello studio, ricordando il passato e costruendo un futuro straordinario nella libertà e nella legalità. Perché non può esserci libertà senza legalità.